Ora facciamo un break con lo sport, con il calcio, perché qualche minuto fa è terminata la prima conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Pescara, Emanuele Cascione. L'ex capitano del Delfino debutterà domani sulla panchina bianca-azzurra alle 17.30 in occasione del match dell'Adriatico Cornacchia contro il Pontedera. Per le ultimissime vedo già collegato il nostro Enrico Giancarli, che saluto. Buon pomeriggio Enrico. Ciao Paolo, buon pomeriggio, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Noi siamo ancora nella sala stampa qui attrezzata all'EKK Hotel, terminata da pochissimi minuti la prima conferenza stampa da allenatore del Pescara di Emanuele Cascione. Il debutto sulla panchina domani, inizio alle 17.30, il match contro il Pontedera. Non sta bene per Lacani, ancora fuori Edoardo Vergani, che però ha iniziato a lavorare con il pallone. Non escluso che da lunedì si unisca al resto dei compagni in vista della trasferta poi di Cesena. Le parole di Emanuele Cascione. Sono contento di essere tornato in una piazza che per me è una piazza diversa dalle altre, lo sapete benissimo, una piazza speciale dove ho passato dei momenti, abbiamo passato dei momenti speciali e spero come allenatore di regalare di nuovo quelle emozioni. Ci sarà da lavorare ancora tanto. Quanto riguarda la squadra, è una squadra che viene da un periodo un pochino di incertezze, ha bisogno di ritrovare un pochino di tranquillità e penso che questa sia la cosa più importante su cui lavorare. Poi dopo vengono i tatticismi e altre considerazioni. Quello che mi preme è che i ragazzi siano tranquilli in campo, ritrovino lo spirito, anche perché sono ragazzi giovani. La squadra ha una media abbastanza bassa, no? Di età in questo girone, però tutti di grandissima qualità. Sono rimasto sorpreso, ho visto un po' di partite durante l'anno, però poi dopo vederli da vicino ti rendi conto, perché comunque questa squadra è arrivata a fare 45 punti. Sento un pochino, vedo un pochino di negatività, almeno ho avvertito questa cosa qui, però penso che stiano facendo un buon lavoro. Si può fare di più perché le qualità ci sono, però il percorso è quello giusto. Bisogna soltanto rialzare la testa e cercare di ritrovare la fiducia e le certezze, ma anche singolarmente, non parlo solo a livello di squadra, anche comunque cercare di far esprimere al meglio ogni singolo giocatore, perché comunque da quello che ho visto in questi pochi giorni, che fare la formazione non è facile perché ho visto anche quelli che hanno giocato un po' di meno, hanno grande attitudine intanto, grande disponibilità e quindi è un materiale su cui ci si può lavorare. Sono qui per questo, perché al di là della mia poca esperienza, che poi comunque dei momenti importanti da allenatore in questo momento l'ho avuti negli anni passati, però ripeto, una squadra che mi dà grande fiducia. Sono qui per questo, perché sento un sentimento di pancia che possiamo fare un bel lavoro da qui alla fine. Sono dubbi di formazione? No, diciamo che ti ho risposto un po' in maniera indiretta. È una squadra che dove tutti possono giocare. La mia idea è quella sicuramente di scombussolare meno possibile comunque l'11 iniziale e trovare un assetto fisso, però comunque c'è bisogno di tutti i giocatori, perché ognuno ha le sue caratteristiche, quindi possono servire tutti da qui alla fine. A livello di formazione per domani, bene o male la mia idea me la sono fatta, abbiamo lavorato stamattina e ho solo qualche considerazione, una delle considerazioni ancora da mettere a punto, però
abbiamo già lavorato. In che ruolo, le considerazioni, mi taccio? Guarda, non tanto per a livello di singolo, ma più che altro per la funzionalità della partita. Sto valutando qualcosa a centrocampo e poi per il resto comunque direi che ci siamo. Poi, come ripeto, sono arrivato da poco e non c'è stato tanto tempo per lavorare, abbiamo fatto molto, soprattutto a livello mentale abbiamo lavorato, quindi i ragazzi sono stati veramente bravi a cercare di immagazzinare tutto quello che gli avevo chiesto, e non è facile. Sabato ci sarà una prova comunque e avrò sicuramente delle risposte per poi proseguire da qui in avanti. Enrico, allora abbiamo sentito un breve stralcio della conferenza stampa. Cosa si può aggiungere a quanto detto da Emmanuel Cascione? Ma io direi, Paolo, intanto di nuovo ben ritrovati, che l'aspetto fondamentale, l'aspetto predominante di questa conferenza stampa è stato quello di sottolineare come il problema del Pescara sia stato esclusivamente dal punto di vista mentale da parte dei giocatori, che li ha trovati molto scossi, molto provati da questo trend negativo, con troppi gol subiti in trasferta nell'ultimo periodo. Poi una cosa importante che ha detto Cascione, Paolo, è che la squadra dal punto di vista tecnico ha delle grandissime qualità, e lui stesso è rimasto sorpreso. Una squadra che Cascione conosceva perché ha seguito spesso il Pescara in campionato, ma ha detto proprio che i valori tecnici che possono esprimere questi ragazzi sono tanti, e non si arriva a fare 45 punti nella prima parte della stagione se non si hanno questi valori. Ripartiamo da questi valori, ha detto Cascione, cercando di trovare la serenità dal punto di vista mentale, come con i compagni, con i giocatori, l'uno che aiuta l'altro, per poter poi esprimere tutto il potenziale tecnico. In questa settimana sono stati fatti pochi lavori tattici, sicuramente vedremo una squadra un po' più compatta, più accorta, più bassa rispetto a quella che era la squadra sia di Zeman sia del suo vice Bucaro, che poi è diventato allenatore per qualche partita del Pescara. Ma comunque l'aspetto predominante che vorrà vedere Cascione sarà quello di una squadra che gioca senza paura, con una ritrovata tranquillità mentale. Sulla formazione, Cascione ha detto che ha dei dubbi relativi soprattutto al centrocampo, anche se non vorrebbe stravolgere troppo rispetto a quello che è stato detto, è stato fatto finora, e quindi probabilmente Aloy giocherà al 100%, idem D'Agasso, Franchini si candida per una maglia da titolare, mentre in attacco non dovrebbero esserci dubbi con Accornero, Cuppone e con Merola. Dalla sala stampa delle KK Hotel è tutto.